La canapa fatta da Dario Magnani. La mia azienda è da 2 anni che si è specializzata nella produzione della canapa industriale. Noi non utilizziamo diserbanti, fitosanitari di nessun genere e per questo abbiamo dovuto usare la tecnica della pacciamatura. Abbiamo deciso di approcciarci alla pacciamatura utilizzando il telo biodegradabile perché a mio avviso è il futuro. Ragionando sulla mia superficie aziendale, dovendo ripetere la cultura per più anni, voglio anche preservare un ambiente pulito, sano e senza contaminazioni plastiche. I nostri clienti sono stranieri, il loro mondo è quello della farmaceutica e della parafarmaceutica, quindi ci richiedono un prodotto a residuo zero, di conseguenza anche il controllo delle infestanti noi lo facciamo meccanicamente, il risultato della qualità ne ripaga lo sforzo. Il telo biodegradabile ci aiuta moltissimo in questa lotta, che tiene lontana dalla pianta per un 30 cm le eventuali infestanti che crescono nel tempo. L'utilizzo del telo biodegradabile è una carta vincente anche per i nostri clienti, perché c'è la filosofia di preservare l'ambiente ed è una carta che loro stessi poi giocano, è un valore aggiunto che alla presentazione del prodotto finale farmaceutico e parafarmaceutico ha il suo peso. Di conseguenza è stato uno dei motivi per cui abbiamo abbandonato il telo plastico nei confronti di quello biodegradabile.